monumenti crollano, altri vengono restaurati. È il caso del Tempio di Venere che riapre dopo 26 anni di restauro. È un'altra parte che appunto viene offerta alla città restituendo nella sua veste adeguata, e quindi anche con questo prato che io trovo bellissimo, viene restituita quella che una volta era semplicemente una piazzetta di Roma. Ecco, io credo che adesso possiate appunto godere di quello che è stato tutto l'intervento così attento, anche che si estende dalle strutture superiori, che appunto erano quelle che più preoccupavano proprio per queste benedette infiltrazioni d'acqua che sono l'origine di tanti problemi, sino al dettaglio minuto che può essere la ricucitura delle lastre in marmo, dei paramenti appunto che ornavano originariamente questo colosso nell'ambito dell'area centrale. È un'opera che si colloca all'interno di un programma che abbiamo messo a punto lo scorso luglio del 2009 e che sta proseguendo secondo le tappe che ci eravamo proposti. La prima tappa di riapertura è stata quella della Vigna Barberini, poi delle Arcate Severiane. Ma quello che mi interessava sottolineare è l'altra parte, cioè i numerosi interventi che sono stati realizzati e soprattutto il sistema di controllo in continuo di tutta una serie di edifici, in situazione ovviamente anche di lacerto, per incominciare a graduare e a mettere in opera quella manutenzione ordinaria programmata che sta a fondamento della tutela del patrimonio culturale. In questi giorni si è parlato molto sui giornali di Roma a rischio come Pompei, quindi al di là della notizia positiva oggi della riapertura del Tempio di Venere, ci sono anche dei punti critici a Roma. Certamente ci sono dei punti critici, però abbiamo messo a punto un sistema che ritengo che dovrebbe darci nell'arco di un tempo ragionevole la possibilità di avere le meno incertezze possibili. Ci vogliono anche strumenti in proporzione adeguati, sia di carattere finanziario specifico che connessi al personale, cioè alle persone che devono controllare questo territorio. Sono troppo poche? Personalmente credo che potrebbero essere qualcuno di più. Abbiamo trovato 10 euro, mi fa vedere? Tanto noi. Abbiamo trovato 10 euro, di chi sono questi? Che metteremo come fondo per... Questi sono i fondi per il risanamento dei beni culturali. E il vero problema, secondo me, della cultura è quello che riguarda la coscienza degli individui e le identità degli individui. Quindi il problema è dei cittadini che devono avvicinarsi a questi luoghi sacri e non solo per fare esperienza di fotografia o di dire io ci sono stato e ho visto il luogo del gladiatore di Ridley Scott, parlo del Colosseo. Magari pensare che qui c'era una collina sacra per Roma che poi è diventata ancora più sacra con il Tempio di Adriano, che guarda caso viene inaugurato il 21 aprile, no, il giorno stesso della fondazione di Roma, e questo non è un caso. Allora mettere insieme queste apparenze può innescare nei processi di crescita collettiva una dimensione di appartenenza che è quello che oggi il Tempio di Venere a Roma si accinge a fare con questa inaugurazione dopo tanti anni di abbandono.